Dallo stand del Politecnico al Salone di Torino abbiamo il professor Juan Carlos De Martin con noi, al quale chiediamo, vista la sua, l'importanza che ha anche nel Politecnico per la cultura, chiediamo il rapporto tra cultura, tecnica e Politecnica. Sì, da qualche anno stiamo cercando di, come dire, enfatizzare il messaggio che la cultura tecnica è cultura, e quindi è importante che noi ci proponiamo come portatori di uno specifico tipo di cultura che deve essere in dialogo con tutti gli altri tipi di cultura, senza cesure nette, senza perimetri precisi. Per cui con iniziative come Biennale Tecnologia e come Cinque Libri abbiamo cercato di far dialogare diversi tipi di saperi, chiaramente intorno alle tecniche che sono al cuore del Politecnico, certo. Però tipi di saperi anche molto diversi tra loro, quindi da quello letterario, artistico, ovviamente umanistico, scienze sociali e così via. E quindi il Salone del Libro, fin dal primissimo anno di questo mandato, siamo stati qua presenti per dire il Politecnico c'è proprio con questa valenza. E poi abbiamo voluto fin dal principio mettere in evidenza che chiaramente il Politecnico ha un patrimonio bibliotecario, quindi importante e molto apprezzato da chi abita il Politecnico, e un'iniziativa nuova che è partita ormai più di 2 anni fa, che è i Cinque Libri, ovvero proprio specificamente dedicata al libro, che è uno sforzo che sta facendo il Politecnico per ricordare a noi stessi e ovviamente poi a tutti gli altri che per comprendere un argomento, soprattutto se è un argomento un po' grande, un po' nuovo, la via maestra continua a rimanere il libro, non l'articolo, per quanto importante in altri ambiti. E quindi effettivamente Cinque Libri ci sta qua al Salone. Poi, e quanto mai di casa, parlando di libri, è al Salone del Libro, ma soprattutto è significativo quello che dicevamo anche prima, un cambio di mentalità e un cambio di approccio rispetto a un po' forse uno stereotipo del nostro mondo politecnico, come se avesse un po' una cesura rispetto al mondo umanistico. Invece stiamo dimostrando, e anche il successo di queste iniziative, compresa Biennale, sta dimostrando il contrario, che basta anche solo semplicemente raccontare, raccontarsi diversamente verso la città e riusciamo a far capire. Assolutamente, perché se cominciamo a renderci tutti conto che la tecnologia, in senso molto ampio, da un semplice strumento a uno smartphone, è prodotta dagli esseri umani, e quindi non esiste per definizione in natura, la produciamo noi, e quindi se ci rimpossessiamo del fatto che la tecnologia è un prodotto umano, progettato dagli umani, immaginato dagli umani, costruito dagli umani, allora forse cominciamo a guardare questo dato tecnico da una prospettiva un po' più ampia, un po' più inclusiva, per comprendere la quale abbiamo bisogno anche di altri, abbiamo bisogno di altri saperi che ci, certo, aiutino a comprendere quello che noi stessi progettiamo. Sì. Io sono un informatico, ho bisogno che qualcun altro mi dica: ma guarda, quello che tu hai fatto, magari in parte consapevolmente, sta producendo questi effetti, potrebbe essere in quest'altro modo. Solo il dialogo tra saperi ce lo permette. Non devono essere scatole chiuse. No, e dobbiamo anche in qualche modo interrogarci di quali sono le conseguenze di quello che facciamo. Certo. Quindi, che siano grandi opere o che siano appunto software, dirci: ok, il dato tecnico può essere affascinante, interessante, per noi lo è, ma cosa succede nel momento in cui viene messo nel mondo e interagisce, certo, con esseri umani, con l'ambiente? E questo, io essendo lei docente, chiedo anche l'approccio proprio con gli studenti, la risposta che danno gli studenti rispetto a questo modo di, diciamo così, di porsi, certo, verso di loro. Allora, è interessante perché da qualche anno appunto abbiamo iniziative anche didattiche, come soprattutto grandi sfide, che sono questi, tutti gli studenti di ingegneria seguono dei corsi che sono coinsegnati da un ingegnere, da uno scienziato sociale o un umanista, ed effettivamente il punto interrogativo prima di cominciare era: ma gli studenti di ingegneria ci seguiranno? Ed effettivamente quello che vediamo è un grosso interesse, è solo un corso, però è interessante vedere in questo corso gli studenti che reagiscono con grande curiosità, e quindi effettivamente anche lato didattico l'interesse sembra esserci. È apprezzabile, anche questo è segno di un cambiamento anche nell'approccio che i ragazzi crescendo avranno poi verso le discipline. Aggiungerei poi ancora che al Politecnico ci sono iniziative come Tempi Difficili o Grandi Sfide, che sono comunque sempre nell'ambito culturale, e hanno anche queste cambiato un pochettino il modo di raccontare l'insegnamento e l'apprendimento. Sì, Tempi Difficili è un'iniziativa nata ancora nel pieno della pandemia,
come un tentativo da parte del Politecnico di offrire una serie di lezioni, all'epoca tutte online, per comprendere in tempo reale quello che stava capitando, in quel caso una pandemia così devastante. Effettivamente questo è stato quindi uno sforzo del Politecnico istituzionale per aiutare i propri studenti, la propria comunità, ma poi in realtà essendo online chiunque, certo, a comprendere una cosa in tempo reale, in maniera multidisciplinare. Questo effettivamente ha avuto un ritorno importante, quindi quest'anno lo stiamo continuando, siamo ormai quasi giunti alla fine di un'altra serie di lezioni, stavolta dedicata al tema della guerra e della pace, di nuovo in tempo reale, per capire una cosa senza andare nello specifico del conflitto in Ucraina o di altri conflitti contemporanei come Yemen, Siria e così via, ma di comprendere più in generale del perché, cosa significa la guerra e la pace per la società umana. C'è forse anche un po' un bisogno, visto che spesso i ragazzi e tutti noi siamo fortemente esposti e sovraesposti ad informazione, all'informazione in generale, quindi è anche un bene in un certo senso che ci siano dei momenti, ci siano delle occasioni dove si fa il punto con qualcuno che sia più esperto di altri, perché secondo me abbiamo un bombardamento di, anche di informazioni, e spesso poi quello che tirare proprio le fila è complicato. Sì, è sicuramente difficile effettivamente l'enfasi sulla lezione. Quindi almeno 45 minuti nel caso di tempi difficili di un esperto che si è preparato e fa una lezione. O sul libro, quindi la forma lunga, è un po' un tentativo di produrre degli anticorpi rispetto appunto altrimenti un rumore di fondo social e sì, anche dei media mainstream veramente elevato. Certo. E quindi da questo punto di vista sì, è un tentativo di dare un po' di strumenti un pochino più... meno volubili, diciamo. Sì, bisogna approfondire, cerchiamo di far capire, cerchiamo come Politecnico di far capire bene con delle fonti sicure e, come dire, e quantomeno certificate, perché sì, è quello l'ostacolo. Contribuire al dibattito in maniera seria, ovviamente nessuno ha la verità con la V maiuscola in tasca, assolutamente. Però dire questi sono dei contributi seri, poi ovviamente questi contributi ognuno se li valuterà, li integrerà, li smentirà, però almeno è uno sforzo andare verso qualcosa di rigoroso. Speriamo appunto che continui a migliorare tutto questo, anche la formazione e la mentalità dei futuri ingegneri, perché è nelle mani loro che in fondo saremo noi tra un po' di anni. No, certo, uno dei grandi vantaggi dell'università è avere a che fare con appunto con le generazioni che dovranno poi come dire, vivere questo pianeta, e quindi è importante fare il nostro dovere per dare loro quanti più strumenti possibili. La miglior costruzione possibile, infatti. Infatti. Bene, grazie, ringraziamo grazie il professor molte. De Martin. Grazie a voi, grazie.